terza cosa, oltre che occuparmi degli operai FIAT, ho detto mi sono occupato dello sviluppo locale, di quello che Beccattini, il vostro grande conterraneo, ma i distretti produttivi, eccetera, le piccole imprese, per fare la fenomenologia retorica, quelli che hanno la fabbrichetta, la villetta fianco alla fabbrichetta, il giardinetto davanti a casa con i nanetti e il BMW in garage, quella tipologia lì, ok? Che diremmo che sono persone normalissime, cioè, c'ha la casa, il capannone, la BMW, i nanetti, c'ha tutto, ma capite? Ok, perfetto. Lo dico scherzando, ma il problema è, sono occupato di loro e mi sono accorto che dietro le loro tendine, succedevano questioni che riguardavano la tragedia dell'io e delle forme di convivenza. Cito solo per caso che non ho potuto occuparmi dello sviluppo della pedemontana lombarda senza interrogarmi sulla strage di Erba. Faccio due esempi estremi. Cosa succede dentro quelle villette? E devo dire che per fortuna ho cominciato a ragionare, perché il proseguimento di quelle villette nella crisi, oggi, è la cosa che c'è sui quotidiani, che dice che ormai ci sono imprenditori in cui il progetto, l'impresa diventa, è un progetto di vita. Quanto si rompe l'impresa, si rompe la vita. Dopodiché uno si lega la vita e si brucia davanti all'agenzia delle entrate. Ed è, virgolette, il dramma segnalato di un'intera composizione sociale su cui bisogna interrogarsi. Ovviamente io raccomando soprattutto i giornalisti quando ne parlo, state attenti a parlare solo del dito, perché è comodo, perché loro ti assirano e ti dicono ma quanti sono i suicidi? E tu gli dici ma cosa vuole? Stia calmo, vada calmo, non parli del dito, parli della luna, parli del perché questo avviene. Come vedono il dramma, non si sbatte in prima pagina e va bene, no? Quindi bisogna avere grande cautela, come mi ha insegnato Boni, a discutere di queste cose. Sono parole pesanti in tutto ciò che questo significa. L'ultima cosa su cui ci siamo incontrati davvero fisicamente, e probabilmente ero un po' maturato anch'io, perché ne avevo viste di tutti i colori, cassi integrati Fiat, la Bosnia, cioè un po' di drammi del mio noi li avevo visti, e che a un certo punto, con un processo di maturazione, spero, perché ormai ho scavallato anch'io i 60, mi sono cominciato a interrogare sul perché nel mio territorio, io sono un valtellinese, nella mia provincia, la mia provincia fosse la provincia col più alto tasso di suicidi d'Italia rispetto alla popolazione, rapporto tra tassi di suicidi e popolazione. Ho detto, ma di questa cosa me ne devo occupare, non come uno psichiatra, perché io devo dire che, avendo conosciuto Borne, avendo studiato un po' i sacri testi, eccetera, credo che oggi né i sociologi né i psichiatri, e devo dire manco i vescovi e i preti, no, lo dico perché poi con loro ho lavorato, si sanno spiegare quello che io chiamo la malaombra, no? Quando uno decide il gesto estremo, eh? Perché? Cosa scatta? Il problema non era voler capire il perché. Il problema è che quando poi si è suicidato un giovane del mio paese, sono andato dal prete e assieme alla Caritas abbiamo fatto una ricerca sul territorio, non per spiegare perché ci si suicida, non siamo riusciti a spiegare, se l'avessimo capito, ovviamente, saremmo sui libri. No, per dire ai nostri compaesani, guardate che, quei numeri lì che voi nascondete sotto il tappeto ogni anno, quando c'è la classifica del Sole 24 ore, per cui la Sondrio è sempre tra il primo, il secondo, il terzo, il quarto posto per qualità della vita. Calma, perché la qualità della vita la dà il PIL, ci saranno anche un po' di soldini, ma se ci sono anche questi numeri li metti dentro, forse la qualità della vita cade. E quindi dobbiamo occuparcene noi. E quindi, anche in un percorso personale che
dico non ho nessun problema, avendo incontrato nella mia vita affettiva una psichiatra con cui ho discusso anche di queste cose, quindi mi sono alimentato dal punto di vista di sapere la competenza discutendo rispetto a questo, ho organizzato un convegno in cui è arrivato e tutti mi hanno detto: ah beh, se si discute di questo bisogna chiamare Borgna, soprattutto la mia compagna, dice no, lei ci fa, perché è arrivato qui. L'impatto è stato duro, ma lo spiego dal punto di vista teorico. Arriva questo grande vecchio che al convegno ci dà una folgorazione. Lui dice: no, io non vi spiego, non vi do la soluzione del perché ha fatto tutto il ragionamento come oggi, di grande umanità, grande dialogo, eccetera. Però ha detto una cosa che poi l'anima della riflessione teorica tra me e lui del libro. Gli ha detto: il vero problema è che a fronte di questi processi, certo, ci vuole la clinica, la competenza, quel famoso rapporto e capacità di analisi tra il 19% e l'1%, ovvio, ci ha spiegato tutte queste cose. Perché dice, ovviamente, bisogna lavorare con loro, discutere, perché bisogna evitare quei numeri, no? E quindi andare incontro a questa mala ombra e capire. Però lui dice, ha detto una cosa che mi ha molto colpito, ha detto: perché il vero problema bisogna costruire, ed è secondo me il vero punto d'incontro delle due filosofie, una comunità, bisogna far riferimento a una comunità di destino. Solo se ci percepiamo dentro una comunità di destino, poi leggo cosa lui dice della comunità di destino, che è molto bene, non c'è comunità possibile, e più in generale non c'è comunque comunità tematizzabile, se non nel contesto di un'anteriore comunità di destino che si svolga nella coscienza di ciascuno di noi e poi nelle relazioni che abbiamo con gli altri, nella famiglia, nella scuola, nella professione, nel lavoro e le sue diverse espressioni. Riconoscersi nel destino di fragilità dell'altro significa anche tenerla presente nella valutazione e nella comprensione dei comportamenti. Quindi il vero problema è riconoscere e riconoscersi, prima creare questo meccanismo. Vi potete immaginare, per uno come me, che viene da sociologia di Trento, quando uno dice comunità di destino gli viene in mente un'altra roba che vi spiego subito. Per me la comunità di destino, sociologia eccetera, rimanda, anche la sociologia tedesca, rimanda a qualcuno che nel Novecento ha detto che esiste una comunità di destino di sangue e di suolo e in nome di quello ha fatto la sua. Lo dico. Lui mi ha ribaltato completamente il concetto di comunità, che è il secondo grande punto su cui ci siamo incontrati. Ci siamo incontrati ragionando sull'assenza di comunità, sulla comunità come assenza. E se posso fare anch'io un po' il dotto, proprio perché seguendo la crisi del noi, io da un po' di tempo mi interrogavo e mi interrogo con il meglio della filosofia dal mio punto di vista, con quei filosofi come Agamben, Jacques-Luc Nancy, Esposito, il mio amico Cacciari, che si interrogano sulla dissolvenza della comunità, sulla crisi della comunità, quello che un altro grande sociologo, che Bauman, dice il bisogno di comunità, ma non con la comunità qui e subito, che io avevo visto applicata in Bosnia, in base al sangue, scuola e religione, qui e subito. E quindi la comunità di destino come una tendenza verso costruire comunità. E su questo ci siamo interrogati. E se devo dire, chiudendo il mio intervento, su questo è il messaggio che rimane dal nostro dialogo. Beh, insomma, è un messaggio molto semplice. In primo luogo, ci si incontra se non si ha la spocchia, perché te lo dico in maniera molto banale, se lui fosse stato spocchioso del suo ruolo, perché poi era uno che
pubblicare, eccetera. E lo fossi stato anch'io su un altro terreno, perché un po' di pubblicazioni su sviluppo locale, eccetera, non ci saremmo mai incontrati. Quindi, prima cosa, abbassare la spocchia. E la spocchia è la spocchia degli accademici, gli steccati delle, virgolette, delle cosiddette percorsi scientifici, Nobel, cioè, è un sociologo, un povero Cristo. Poi altre tagliate, ma sì, è uno psichiatra, ma che chiaro, perché poi questo è il punto, no? Mentre invece il problema è il dialogo rispetto a questo. Il dialogo è fuori. Quindi, prima cosa, abbassare la spalla. Seconda cosa, oltrepassare le porte. Io ho trovato il coraggio di scrivere una cosa in cui ho detto ai miei colleghi: guardate che non ci dobbiamo fermare, oltrepassiamo la porta. Se qualcuno dei nostri viene, virgolette, ricoverato per un po' nella clinica, dobbiamo seguire e capire perché. Qualcuno dei nostri, in senso della nostra collettività. Se qualcuno di quel mondo del capitalismo molecolare o degli operai o degli immigrati si dà fuoco, dobbiamo capire cosa sta succedendo. Dobbiamo capire cosa sta succedendo. Quell'io disperato è un grido che interroga in noi. E quindi dobbiamo oltrepassare la soglia. Ma altrettanto lui ha oltrepassato la sua. E difatti oggi si è tolto un bel po' di sassolini sopra il capitolo, rispetto a quelli che gli dicono che non deve oltrepassare la soglia, che deve stare al suo posto, no? Riferendo, perché poi Basaglia aveva dato di là, poi questo discorso di oltrepassare la soglia, boh, non dice mai contemplato nel DSM, si chiama così, no, non è contemplato. E quindi non si può oltrepassare la soglia. Non c'è scritto, mica c'è scritto che deve oltrepassare la soglia. Ok? Quindi due oltrepassare la soglia. Tre, lo dico io come conclusione del mio lavoro, di quello che mi ha insegnato, bisogna avere la capacità di mobilitare, certo, di percepirsi dentro una comunità di destino e quindi essere disponibili a annusare, sentire la sofferenza dell'altro, anche quando questo in preda alla depressione si chiude e non andiamo, perché poi uno dei fenomeni è questo. Capire questo e va bene. E quindi questa disponibilità. Ma poi il suo lavoro di dialogo con le anime ferite. Non basta se non mobilitiamo quel mondo a cui lui ha fatto riferimento nelle conclusioni, volontariato, quello che io chiamo la comunità di cura. La comunità di cura deve essere il luogo che è disponibile a percepirsi dentro una comunità di destino, ma mettersi in relazione con l'altro da sé. E per essere chiari, la comunità di cura dal mio punto di vista non è fatta solo dall'esercito dei buoni, dei volontari. La comunità di cura è una cosa più complessa. Lo dico subito. Far bene l'insegnante e produrre inclusione e dialogo significa essere un pezzo della comunità di cura. Far bene il medico, l'assistente sociale, lo psicologo, lo psichiatra, che non è solo curare, significa fare un pezzo della comunità di cura. E quindi, ad esempio, dobbiamo avere attenzione a che fine farà il nostro welfare da alcuni punti di vista, cioè la scuola, la sanità. E cose che ci riguardano o non ci riguardano? Ci riguarda e come? Perché a seconda di chi c'è nella sanità, ragazzi, se uno sbarella, per chi corre, si ritrova. Quindi è compito di attenzione rispetto a questo. Vado oltre, poi ci sono certamente le imprese sociali, le misericordie, per usare il linguaggio vostro, il volontariato, l'associazionismo, ma anche costruire comunità artificiale come questa. Noi probabilmente non ci rincontreremo, no? Presto, lo dico, se capite, non è che ci rincontriamo presto, no? Cioè, nel senso che io torno nel mondo, anche io certo, ovvio,
nel senso che volentieri, però questa è una comunità artificiale, un artificio fatto da lei che ci mette assieme stasera e abbiamo dialogato, ci siamo dati delle cose, per quello che si può, partendo dai libri, mi pare che sia questo il senso, leggere per non dimenticare. È una comunità artificiale, è un artificio dentro il quale, perché non abbiamo più la comunità naturale data di una volta, in cui le biblioteche erano una cosa ben precisa, solo per un certo tipo di persone, però, quindi dobbiamo lavorare rispetto a questo. Ecco, questo è il messaggio che io ho appreso, e quindi ricordatevi, poca spocchia, oltrepassare la soglia, ogni volta che c'è, non aver paura di oltrepassare la soglia, non cadere nello stigma, dare, oltrepassare la soglia, come lui non ce l'ha rispetto ai sociologi, perché poi e come che glielo rimprovero, non è tanto per essere chiari, no? A lui glielo rimprovero, dice, e come? Gli altri quelli lì, ma stai dentro il DSM, stai buono, no? Oltrepassare la soglia e mettere in relazione la comunità di cura con l'attenzione alla comunità del destino. Grazie.